Con la proiezione dell'ultima intervista di Paolo Borsellino rilasciata subito dopo la morte di Giovanni Falcone, si è concluso ieri a Mascalucia il progetto Legalità in Comune. Protagonisti gli studenti che si sono alternati sul palco del Cine Teatro Moderno di Mascalucia, leggendo elaborate riflessioni sui temi della legalità e dell'ambiente. Un progetto promosso dall'amministrazione comunale in sinergia con l'associazione Arcadia. Nella giornata conclusiva i ragazzi hanno incontrato il sindaco Giovanni Leonardi, il suo vice Fabio Cantarella, che ha curato il progetto, il dirigente della Polizia Postale della Sicilia Orientale Marcello Labella, il segretario della Commissione Nazionale Antimafia Angelo Attaguide e l'ex vice questore Corrado Fatuzzo e la dirigente del Corpo Forestale Valentina Tamburino. Molti di loro sono stati premiati per le attività svolte.